da poco è uscito il suo ultimo libro, L'ingegnere in blu, edito da Adelphi, un ritratto di Carlo Emilio Gadda attraverso i suoi ricordi personali e gli aspetti più originali dell'ingegnere milanese che tanto affascinò una generazione di giovani scrittori e critici. E qui con noi Alberto Arbasino. Buonasera. Buonasera, benvenuto, grazie. Buonasera. Adelphi, l'ingegnere in blu Alberto Arbasino, mostro con piacere, a parte che tanti libri di Adelphi sono anche bellissimi. Proprio. Ah sì, edizioni... poi questo blu su blu, quindi va benissimo. Sì. No, dico subito, libro coltissimo, sì. Molto divertente, insomma, nel senso che è un libro impegnativo nella lettura, ma molto molto divertente, e poi grazie alla sua presenza questa sera approfondiremo. Sì, spero che dia piacere. Una volta diceva di godimento, adesso non esageriamo, diciamo piacere, c'è un certo piacere intellettuale. Sì, dipende poi dalla vita di ciascuno, però secondo me è appropriato. Senta, Gillo Dorfles, sì, ospite recente da noi, ha detto che il blu è un colore da evitare nell'abbigliamento. Ma non è vero. Perché, non so, vorrei sapere come si pone lei. Perché per esempio, se si va con un abito grigio, così, un pranzetto così, mi sembra che sia una cosa un po' da cerimonia, in blu invece. E allora il blazer blu, quei bottoni così, dove li mettiamo? Oltre al completo in blu. Gadda era sempre in blu perché era un vecchio signore milanese che aveva dei completi blu, aveva un fazzolettino bianco che veniva fuori col triangolo, camicia bianca, cravatte un po' così perché le prendeva in un negozio dove andava solo lui a Roma e non era un gran bel negozio, era un negozio vecchio, ma lui andava. Allora, ci fermiamo un attimo sulla cravatta. No, lei ha definito, era rechiuso, ma insomma, visto che l'ha nominata adesso, lei ha definito la cravatta di Gadda deplorevole. Ma certo, perché le prende... però è un aggettivo forte. Ebbene, erano bruttissime, basta vedere nelle foto, ci sono nelle foto, io non invento niente, cioè, perché dice che ci sono tante foto di Gadda, sì, dove non ha mai una cosiddetta bella cravatta. Cioè lei dice che insomma il bello non si può definire, ma ciò che oggettivamente è brutto è la cravatta di Gadda. Sì, ma si vede nelle foto. Scusi la franchezza, ma lei gliel'ha mai detto? Ma ci mancherebbe altro, osservazioni personali, mai. Ah, ecco, mai, sì. Ah, no, mai. Certo. Quindi anche se lei giudicasse la mia cravatta deplorevole non me lo direbbe. No, ma questa va benissimo perché con la tinta unita non si sbaglia mai. Perfetto, molto bene, e ora possiamo cominciare. L'ingegnere in blu è la storia davvero godibilissima della sua lunga frequentazione con Carlo Emilio Gadda. Posso chiedere come vi siete conosciuti e dove? Ci siamo conosciuti in un ricevimento letterario dall'editore Garzanti a Roma e lì poi ci siamo frequentati per tanti anni fino alla sua scomparsa, ma il momento era interessante, era delicato anche, diciamo pure, perché siccome Gadda era sempre stato considerato dai suoi coetanei, sì, critici, letterati, così, come uno scrittore anomalo, appartato, eccentrico, così, e non gli era mai stata riconosciuta quella che poi è diventata ovvia, la sua figura centrale nella letteratura italiana di tutto il Novecento. Allora lui, che aveva già una sessantina d'anni, quando si è trovato circondato dall'ammirazione di questi suoi discepoli, che poi erano parecchi, perché da Pietro Cetati a Angelo Guglielmi a Giulio Cattaneo e a parecchi altri, lui è rimasto da un lato lusingato, perché non era ancora famoso, perché il pasticciaccio da brutto da Via Merulana, che è uscito nel 57, quindi... abbiamo mezzo secolo dietro, non era ancora uscito, tantomeno era uscito la Cognizione del dolore, che lo ha consacrato, certo, anche con premi internazionali. Quindi voi ve ne siete accorti davvero
Insomma... Sì, ma perché ce ne siamo accorti immediatamente, ma è stato un fatto di, prima di alcuni ammiratori giovani, ma poi di tutta una generazione. Lui però, che aveva già una certa età ed era molto amareggiato, sia per il suo carattere, perché era un carattere molto pessimista e chiuso. Poi lavorava in Rai, si figuri. Poi quello è... Quale? No, dico, lavorava anche in Rai lui, no? Sì, lavorava non anche aiuta Rai. Il buon umore. Sì, ma, sì. No, ma però lì dove lavorava in Rai, sì. Invece che era ancora in via del Babuino, siccome lui si occupava di una rubrica culturale illustre che c'era allora, che sì. Si chiamava l'Approdo, rubrica sì. Letteraria, dove nel comitato dove c'era lui c'erano da... Roberto Longhi, Carlo Bo, così, e poi era diretto da Leone Piccioni, che certamente sapeva che Gada era un grande scrittore. Sì. E allora lì lui alla Rai, poi no. si raccontano poi un'infinità. Però diceva lui, insomma, era un po' deluso, ecco, dice sino a quel momento, insomma. Era, sì, era deluso perché a un certo punto era anche amareggiato, come dico, non solo per carattere, ma e poi non era per colpa della Rai. Lui alla Rai, tutto sommato, si era... No, no, ma si è trovato bene, questo poi lo racconto anche noi, lì, perché sono dei suoi vecchi amici che mi hanno raccontato tante cose così, ce ne sono ancora adesso dei suoi colleghi, però ha avuto la sensazione, quando è stato riconosciuto grande scrittore così, che questo riconoscimento era arrivato troppo tardi. Lui aveva già 60 anni, cioè se fosse arrivato 20 anni prima, quando aveva 40, andava bene, ma ormai, vabbè, Il libro, insomma, per chi avrà davvero la fortuna di leggerlo, così, è anche un fuoco d'artificio, di ricordi, di impressioni, di giochi persino. Sì, perché... ma poi anche di tutta un'epoca, di perché tutta ci un'epoca, sono pieno di nomi, di personaggi di quell'epoca. Veramente un affresco, si dice, vabbè, importante. Un panorama. E, insomma, si capisce anche che vi divertivate molto e che c'era un gusto anche... feroce, persino a volte del pettegolezzo. No, questo no, perché pettegolezzo è un termine che in questi casi non va bene. Aneddotica, diciamolo. Aneddotica, perché per esempio Gadda aveva un grande gusto e un grande talento per gli aneddoti su dei personaggi storici, grandi o piccoli, per esempio. Quindi non contemporanei. No, quindi in questo senso è sbagliato, quindi, no, cioè... perché per esempio gli storici latini, e quindi tutta un'infinità di storie, l'Italia del Rinascimento, quindi Machiavelli, Guicciardini, storie fiorentine, così, con personaggi anche molto minori, ma che con episodi, battute... Scusi tanto, ma cioè, un pranzo fra di voi parlavate... di questo, cioè parlavamo di questo, ma poi per esempio lui aveva fatto proprio per la Rai un programma che si chiama I Luigi di Francia e che era basato su degli aneddoti delle corti degli ultimi Luigi di Francia, 14, 15. Ma la contemporaneità non lo interessava, non lo divertiva? No, si divertiva molto, perché siccome aveva un certo gusto linguistico che gli veniva dalla sua raffinatezza stilistica. Ma poi se c'erano delle battute, magari qualche soprannome, delle battute buffe, divertenti, così, lui si divertiva molto, mai sarebbe andato in società. Però mai. No, non importava, era scontoso. E anche le uscite erano molto rare, al punto di pochissime, essere... una volta o due al mese, non di più. Per il resto, niente. No, per il resto se ne stava a casa e poi sempre più perseguitato dagli scocciatori, perché quando c'è stato il grande successo, gli telefonavano, gli scrivevano, gli chiedevano, così, gli mandavano della roba da leggere, così. Per cui quando c'è stato il successo non gli è piaciuto. Ah, addirittura? Eh no, perché il significato... Una vita, insomma, un cambiamento di vita. C'è una tempesta di scocciature. Si vedeva però che, insomma, amava anche il buon cibo, Gadda. Moltissimo. Perché c'è un episodio... Anche il buon vino, sì. Pagina 108, c'è un episodio... Eh no, allora me lo guardo anch'io, perché ne ho uno. Ah sì, certo. Allora ho occhiali, però... Sì, no, ma... No, me lo guardo. Però giuro che la citazione è autentica. Insomma. Sì, no, sì. Lei controlli, sì. Perché... perché c'è da aggiungere qualche cosa. No, non si può aggiungere, è così. Non è che possiamo aggiungere su tutti i libri, ormai... Ah sì, allora... No, voglio dire, qui... No, l'editore Livio Garzanti, che saluto se ci sta ascoltando... Ma io spero di sì. Ma speriamo, lo salutiamo. Come se in un ristorante assai chic di Roma... Oh, sì.
il passetto vicino a Piazza Navona. Cosa accade? Invita a pranzo. E poi volendo mettersi, questo il dottor Livio Garzanti, sì, volendo mettersi a livello dei convitati che erano dei letterati più o meno celebri così, per dare un'aria di familiarità si è tolto la giacca, cosa che adesso al ristorante fanno tutti, ma allora era una cosa un po' così. Dopodiché ha chiesto a un cameriere, fate anche le pizze, e a questo punto Gadda, che sapeva questo ristorante era rinomatissimo, è cascato. No, la pizza no, è così, no, perché lui si era ripromesso, allora ha cominciato a ordinare i piatti più economici del menù per non far spendere troppo il suo editore. Che molto carino. Volevo chiedere una curiosità personale, sempre a proposito di lei e Gadda. Scusi la franchezza, ma lei come guida? Ma io guido normalmente. Perché a pagina 110... Ah, beh, ma quello lo so, sono delle storie straordinarie, cioè, Gadda, da un certo punto di vista. Cioè, dice che Gadda era terrorizzato dentro la sua macchina. Sì. Quando lei lo portava in macchina, che si attaccava al freno a mano. Sì. Peraltro, manovra pericolosissima. Pericolosissima, perché lui, siccome poi è stata raccontata anche da altri autori, per esempio Alessandro Bonsanti, il famoso, sì, direttore del VSE a Firenze, che era anche lui una di quelle volte, così, perché è vecchio amico di Gadda, l'ha poi scritta e l'ha raccontata. Cioè, che siccome io avevo una macchina Spider, come si usava allora, un MG rossa. Complimenti. Allora, e beh, era cose di moda. Allora dovessi stare così aperto, chiuso, se si apriva e si chiudeva, fatica. Allora, siccome Gadda stava in cima alla Monte Mario, alla Camilluccia, a Roma, siccome lì è una strada che c'è tuttora, tornanti, piena, certo, di tornanti, allora soprattutto in discesa, lui, terrorizzato all'idea che io facessi dei sorpassi in curva, si aggrappava con tutte e due le mani al freno a mano, pronto, se io facevo così, a bloccare, quindi provocando incidenti tremendi che per fortuna non ci sono mai stati. Senta, fondamentale nella biografia di Gadda è quello che lei definisce l'episodio del piccolo dolore del gelato perduto. Vabbè, ma quella è una storia milanese di quando era bambino, perché siccome è una famiglia molto parsimoniosa, la famiglia Gadda, quando c'erano ancora il padre e la madre, e allora l'unica volta che lo portarono in galleria, a quei caffè all'aperto, così una domenica, a prendere il gelato, non appena è arrivato il gelato, un piccione, tac, dal cornicione. Ma la cosa che lui ricordava con molta amarezza è che il gelato non è mai stato sostituito, perché per la sparsimonia della famiglia, quindi così il bambino non ha avuto il gelato, era un dolore che lo ha segnato. Lo capisco. Una cosa che piacerà moltissimo nel libro, cioè che diverte molto, cioè la descrizione di quelle che lei chiama le piccole impenitenti gare che faceva, gare linguistiche, insomma. Ah, beh sì, perché lui si dilettava moltissimo di sentire, per esempio, delle parole in dialetto milanese, che erano quelle della sua infanzia, sì, come stava a Roma da decenni, 40 anni o giù di lì, e la maggior parte dei suoi amici erano toscani, cioè, o romani, o romani, così. Quindi quando c'era uno che come me era certo, cresciuto in casa dove c'erano ancora dei vecchi dell'Ottocento, allora il suo divertimento era di fare questi riemergere elenchi. Ma qui ce ne sono, ce, senta, ne sono, ecco, io le volevo proporre, sì, però non so se nel suo libro c'è anche, come nel mio. Io ce l'ho a pagina 121, non so lei. C'è un elenco di sinonimi, diciamo, per... Ah, no, non faccia così, non faccia così. Prima leggiamone qualcun altro, poi veniamo ai sinonimi, se no poi ci accusano di essere troppo scapestrati. Faccia lei, allora, no, conduca lei. Sì. No, io
cioè faccio due o tre campionature, sì. Poi arriviamo a quelli, sì, che prego, avevi in mente. Va bene, sì. Pagina 121. Allora, no, invece... A che pagina andiamo, scusi? Ah, vabbè, ma andiamo al 16, 17, subito quelle precedenti, sì. Perché quello lì è il finale. Aprite a pagina 116. Sì, sì. È il finale, sì. Quello lì è il finale, sì. è la ciliegina. Sono d'accordo. La ciliegina prima della torta. D'accordo. No, è così. D'accordo. Allora, no, perché per esempio... quando si usava nelle vecchie famiglie, cioè si mescolavano parole francesi, l'inglese non si usava assolutamente, parole dialettali italianizzate, parole vecchissime e poi questi sinonimi di dove arriviamo fra un momento, sì. Di pagina 121, ma io non posso cominciare così. Allora, per esempio... c'era nelle famiglie dove si parlava un pochino francese e così, io ne dico solo tre o quattro: touché, flatté, blasé, fané, flambé, fouetté, surané, saccadé, ravagé, démodé, fisondé, délabré, cioè, poi c'erano delle parole invece proprio di dialetto milanese che erano sbarbatlask, sgagnuflask, pussappa, strugnappa, ciugà, caragnà, cicciarana, zustavo, che ormai credo non si usano più perché appartengono. I giovani ancora. No, scherzavo. No, giovani. Sì. Poi invece dei termini che probabilmente si usano ancora, che sono termini dialettali però sì. Italianizzati, e sono per esempio barlicottato, sderenato, insomentito, i tramescamenti, sberluscento, spatuscento, strafugnento, padelento, purcelento, barbellare, gibolare le macchine. Guardate, è fantastico, ma veramente ma gli piacevano, fantastico. Gli piacevano molto. Sì. E poi ci sono quelli termini che erano già vecchi all'epoca, antichi. Sì. Sì, al tempo dei, sì, nostri nonni, che per esempio erano vinatieri, tavernieri, fratacchioni, birbaccioni, calepino, caponaia, ciaramelle, alari, alamari, addiaccio, nariccio, patereccio, pistolotto. Molti dei quali, insomma, per i quali occorrerebbe il dizionario. Sì, sì, sì. Ecco, adesso, pagina 121. Ecco, adesso, sì, veniamo, perché... avete fatto questo gioco, no, insomma, ecco, sì, diciamo, per trovare molte nuance, diciamo, del termine sciocco... Babbeo, sì. Usato, lei dice un'altra cosa, no, però sì, ha usato un sinonimo molto fine, molto fine, signorile, no, è così. Libro, mentre, sì, invece, sì, siccome la parola non si può dire, ma che non è di bon ton, sì, ma però si capisce subito, sì, cos'è. Sì, sì. Insomma, per allora, dire quando uno è un po' stupidone, uno stupidone. Sì, uno stupidone. Un babbeo, come, allora, dicono i ragazzi. Allora, in termini milanesi, babaccio, macaco, tarluc, farloc, bamba, pirla, ma oltre a pirla c'è pirlot e pirluton. Poi ciula, altro, però no, no. Erano questi dei divertimenti linguistici e non erano così, perché ciula c'è anche ciulandari e grande ciula e poi tanti altri. Poi ancora sempi, erti, loffi, imbesui, tripe, intreg, martuf, asnon, minchon, landennon, puvion, lasagnon, lumagon, babion, bauchon, biciolan, gadan, bajan, javan, perché javan, che erano quelli che poi dicevano le javanade, che dicevano le stupidaggini, sì, eccetera, sì, così. E tanto è vero che nelle vecchie case milanesi si raccontava che quando a un certo punto i signori andavano nel cosiddetto fumoir per, sì, fumare i sigari, sì, e quindi mentre le signore andavano per loro salotto, conto, certo, prima poi di riunirsi in salotto, il fumoir lo chiamavano l'isola di Giava perché dicevano le giavanade, cioè, certo, le barzellette. Guardate, è davvero un e poi adesso imperdibile. Ce ne sono pochi: Trigos, Semo, sì, Gianduia, Gandulla, Sgolgia, Cucudrilla, Balabiot, okay, Ciaparat, Balabiot e Ciaparat famosi. Ciaparate, fantate, e, sì, Milano, ma anche poi c'era punto, anche Faminga il cucù, che era una cosa che non fare mica il cucù. Faminga il cucù. No, allora, no, guardate, a parte che sarebbe modernissimo riutilizzarli, sì, nel gergo addirittura, no, mi spiace che i nostri 20 minuti sono trascorsi, sì, e
Ringrazio molto Alberto Arbasino di questa passeggiata in compagnia di Gadda, l'ingegnere in blu per Adelphi. Posso chiedere un'ultima cosa? Abbiamo proprio 20 secondi. A pagina 113. Occhiali? No. Perché se lei racconta in due righe, insomma, in una frase, due righe c'è davvero la sintesi della cultura, dello spirito, della saggezza oltre che del cinismo, che si può, tutto quello che si possa immaginare. Parla del conte Greppi, importantissimo, che era un famoso signore dell'Ottocento. All'uscita della chiesa, dopo il funerale della moglie, che lui amava molto, amatissima moglie, siamo intorno a mezzogiorno, gli amici gli si avvicinano per le ovvie condoglianze, e il conte Greppi sentenzia. Enci anche in che fra una roba e l'altra em fa il mes di del risotto. E anche oggi fra una cosa e l'altra abbiamo fatto l'ora del risotto. Tutto questo, questi straordinari giochi che solo Alberto Arbasino poteva raccontarci, l'ingegnere in blu Adelphi. Grazie Arbasino. Grazie di cuore. Spero alla prossima. Io mi risiedo. Sì, e noi ci vediamo.